Piccola Montanara è stata per molto tempo a Francoforte sul Meno presso la famiglia Sesemann come ospite della loro figlia Clara. La sua amica di Francoforte le ha promesso di venirla a trovare al suo paese, ma questo viaggio diventa sempre più difficile e irrealizzabile. Venite tutti vicino a me. Ma no, no, non così. In prima fila i piccoli. Così. Nella nostra ultima lezione abbiamo parlato di un animale selvatico che conoscete tutti benissimo. Un animale... Non si tocca! La signora... Volpe! Oh. È l'animale più ladro che ci sia. Assomiglia un po' al vostro compagno, il vostro amico Gustav, che spesso e volentieri copia il compito dal suo vicino, eh? E allora, che cosa mangia la volpe? Sentiamo. Cristeli. Carabei, varmi e topolini. Grete. Mangia anche la frutta. Signor maestro! Sì, dimmi, Heidi. Signor maestro, la notte scorsa una volpe è entrata nel nostro pollaio. Si è entrata e si è portata via un gallo e due galline. Avete sentito, bambini? Nel campo di tuo nonno Alpei? No, nel campo della mamma di Peter. Noi viviamo da lei. Ah, sì, da Brigitte. È cattiva la volpe. Ma dov'è Peter? Alzola! Zio Alpe, hai bisogno di qualcosa? Sto andando al villaggio. Ah, bravo. Cosa vai a fare? Non dirmi che vai a scuola. No, oggi niente scuola. Perché? Ho mal di denti. Quale ti fa male? Fa un po' vedere. Quello davanti? No, quello in fondo, l'ultimo. Non vedo nulla. Fa male dietro il dente. Se tu sentissi, zio, che dolore. E in slitta ti senti meglio? Sì, se non mi fa bene, è certo che peggio non mi sento. Se per caso mi passa, provo ad andare a scuola. E anche la scuola è certo che non ti fa male. Sei tu, Heidi? Sì, zia Brigitte. Ma che cos'è? Guarda. Oh, poverina. Adesso capisco per quale ragione non ci hai mai scritto. Povera piccola Clara, è davvero sfortunata. L'altro anno ci avevano detto che aveva preso freddo e non era potuta venire da noi, ma adesso... Si vede che ha avuto una ricaduta. Dovrà ricominciare con la sedia a rotelle. Ma hai letto, il dottore pensa che si riprenderà. È solo questione di tempo. Non piangere, mia piccola Heidi. Dov'è quello sfaticato? Peter, l'ha rimandato a casa il maestro. Io? A scuola non c'è venuto. Ma allora dove è andato? In slitta. A me ha detto che aveva mal di denti, che andava a letto, a mettersi al caldo. Altro che andare in slitta. E invece ha marinato la scuola una volta di più. Ascolti, Brigitte, voglio molto bene il suo Peter e penso che bisogna correggerlo. Che posso farci? Non è colpa sua. Non gli va la scuola. Non posso dire che manchi di intelligenza.
Va molto bene in matematica. Va male solo nella lettura. Quando Aida è tornata da Francoforte, io ero soddisfatto di lui. Si applicava. Allora è tutta questione di buona volontà. Alpin, lei conosce mio figlio, lui l'ascolta. Perché non lo prende? Gli fa una buona... Credi che basterà? Ci vorrebbe qualcosa di più forte delle parole. Nonno, promettimi che non lo picchierai, ti prego. E se provassimo... Un momento, ho un'idea. Sì. Ora vi spiego di che si tratta. Ma bisogna conservare il segreto. Hai capito, Heidi? Non dirgli nulla. Perché se immagina qualcosa, può andare tutto a mondo. Tutti a posto. Bene, non potete immaginare quello che sto per dirvi. Sentiamo, che giorno è oggi? Tu. Sabato. Quanti ne abbiamo? 6 dicembre. Bene. Oggi è il giorno in cui, secondo un'antica tradizione, San Nicolaus, Babbo Natale se preferite, va a trovare i bambini e si cala nei camini. Allora perché non è mai venuto a trovare noi? Non lo so, cara. Comunque possiamo sempre sperare. Il nostro villaggio è forse troppo lontano. Può darsi. Bene. E adesso? Vi racconto una cosa bellina. Durante la ricreazione sono andato a fare 2 passi. E tornando qui ho fatto un incontro veramente straordinario. Un asino grigio che portava una gerla piena di rapami. È uno scherzo. Io ho visto Babbo Natale. Tu, Heidi? E dove? Quando era a Francoforte. L'ho visto per la strada con un asino grigio. Ah, molto interessante. E com'era? Aveva una grande barba bianca. È un grande mantello ed era molto gentile. Da noi sulle montagne Babbo Natale qualche volta è molto severo. È avvolto in una grande palandrana fino ai piedi e scuote un campanello. È tutta un'invenzione. Quando trova ragazzi disubbidienti e pigri, li porta tutti sul grande lago nero. Signor maestro. Alzati. Come fa a riconoscere i ragazzi disubbidienti e svogliati? Heidi. Perché Babbo Natale sa tutto. Giusto. Con la ricreazione. Sedetevi. Vi conosco tutti. Conosco ognuno di voi. Tu ti chiami Marta, vero? Sì, mi chiamo Marta. Sei diligente a scuola e a casa custodisci i tuoi fratellini, brava. Tu, Sempli, perché ti diverti sempre a tirare le trecce alle bambine? Sì, ieri avevo un panino per la merenda e lui l'ha gettato per terra. Con intenzione? No, con la marmellata. Sei un birbone. E tu, Anneli, sei proprio una spiona. In fondo non c'è niente di grave. Di tutti, tranne uno. Chi? Avvicinati tu. Io? Sì, tu, vieni qui. Non ti vergogni così grande e grosso e non sai ancora leggere? Ma non è colpa mia. Basta. No, meriti il castigo. Babbo Natale, ti prego, non portare via Peter per questa volta. Vedrai che imparerà a leggere prestissimo. Io? L'aiuterò ad imparare. Sì, se mi aiuta imparerò. Me lo prometti, posso contarti? Sì.
Manterrai la promessa? Sì, sì. Ancora per una volta chiuderò gli occhi. E ora... No! Ecco il giocattolo. Accompagno Babbo Natale. Bambini, per oggi tutti a casa! Signor maestro! Cosa c'è? Ah, ti assomigli a Babbo Natale, soprattutto gli occhi e il naso! Ah, sì? Non l'ho guardato bene. Arrivederla, signor maestro. Ciao. Ancora una volta ti è andata bene. Ma adesso devi metterti a studiare sul serio. Sai cosa mi ha detto Marta? Che Babbo Natale assomiglia allo zio Arthur. E allora? È venuto lo zio Arthur invece di Babbo Natale. Peter, non dire stupidaggini. Pensa piuttosto che devi mantenere la tua promessa. Sì, sì, ho promesso e mantengo la mia promessa. Andiamo a casa. Prendi il libro di lettura e ti cerco una storia. Ma no, no, oggi abbiamo tempo. Si comincia subito, capito? Subito. Mamma! Mamma, dove sei? Non è in casa. Non deve essere andata molto lontano perché ha lasciato la lampada accesa. Non so dove ha messo il mio libro. Se l'avessi messo a posto tu lo sapresti. Ma non perdiamo tempo, adesso prende il mio. Siediti lì. Cerchiamo una bella storia. Ma non troppo difficile. Leggerai quello che ti dico io. Avanti, comincia. Seduta intorno a un tavolo, mangiava intorno a un tavolo, un piatto di... Ma cosa fai? Perché salti le parole? Devi leggere tutto. Che importa? Tu la storia la conosci. Intorno ad un tavolo una famiglia mangiava un piatto di minestra quando Avanti! Perché dici avanti? Quando bussarono alla porta. Ah, allora bussarono alla porta e un uomo... Vedi che ci riesci? Aspetta, leggiamolo un pezzo tutte e due insieme. Siate il benvenuto nella nostra povera capanna. Disse la mamma con voce gentile. Signore di mezza età vorrebbe contattare a scopo matrimonio signora rispettabile. Ancora una volta, Clara, non capisco. Non arriverò mai a capire perché rifiuta di suonare in pubblico. Davanti ad estranei. Non ne sarei capace, no? Suo padre ci tiene tanto. Era mortificato l'altra sera quando ha rifiutato di suonare davanti ai suoi amici. Mi dispiace. Non ho avuto il coraggio di farlo. Questa notte ho sognato Heidi. Oh. Eravamo insieme lassù, a casa sua. Guardavo le montagne. Crede, signorina, che potrei andare? Questo solo il dottor Clansen può deciderlo. Inet, puoi sparecchiare. Assena consenta lasciarle correre questo rischio dopo la ricaduta che ha avuto pochi mesi fa. È suo, signorina?
Sì, è mio. Signorina, posso farle una domanda? Perché è contraria a questo viaggio in Svizzera? Ho delle ottime ragioni, anche se fino ad ora le ho tenute per me. Sebastian c'è stato in Svizzera e lui ti ha portato qui, Heidi. Potrà raccontarle lui com'è quel paese. Sebastian? Prego? Ah, sì. Cioè... Racconti tutto quello che le è successo quando è salito al villaggio di Heidi. Oh, è tutto dimenticato ormai. La sua avventura, quella sul ponte. Se quello può chiamarsi un ponte. Due tronchi d'albero che permettono di passare da una riva all'altra. Ruotavano sotto i piedi. Non c'era nemmeno il corrimano. Orribile. Ma questo era nulla a paragone del sentiero, sull'orlo di un abisso. Preso nel vuoto e legato ad una corda, ma arrampicavo con mani e piedi. Un'avventura tremenda. Davvero paurosa. E pensi poi che sotto, come le ho detto, c'era un burrone profondo. Pareti scoscese, con punte di ghiaccio quale unica sporgenza. E in fondo, a 300 metri, l'acqua turbinosa travolgeva tutto. Sono cose che non si dimenticano. Ci racconti la storia del toro. Non ho avuto il tempo di vederlo arrivare. Lo trovai ad un tratto contro di me, enorme. Mi fissava feroce. Naturalmente cercai di rabbonire la belva. Gli dissi, mentre mi fissava, piccolo, vuoi lo zucchero? Ma già mi caricava a testa bassa, muggendo, dalle narici vapore fumante, e fui proiettato in aria. E Heidi? Come Heidi? Ah, sì, proiettata anche lei. E dopo un volo fantastico nel cielo... Per mera fortuna, cademmo sul villaggio. Quali assurdità racconta, Sebastian? E al villaggio... Oh! Il signore mi scusi, raccontavo alla signorina Rottenmeier le mie avventure in Svizzera. Il signore mi scusi. Forse ha esagerato un po', ma una grossa parte di verità c'era. Storie. Signorina Rottenmeier, non è mai salito al villaggio con Heidi. Lei mi ha scritto che l'aveva affidata ad un autista della stazione di Mayenfeld. Ed è quindi in macchina che è tornata a casa sua. La cosa non è stata pericolosa. Senti, papà, mi mandi da Heidi quest'estate? Non dipende da me, bambina mia. Ma l'importante è solo che tu non ti perda d'animo. Se la tua salute continua a migliorare, andremo insieme a trovare Heidi in montagna. Mi cosa si vede su una moneta svizzera da un franco? Ognuno di voi le ha viste? Tutti ne avete avuta una tra le mani. Sepli. Su una moneta da un franco, innanzitutto si trova il millesimo. Tutto intorno, poi... C'è un anello. Un anello? Anneli. C'è una corona. Brava. E quali foglie compongono questa corona? Ci sono molti adulti che non saprebbero rispondere a questa domanda. Tu? La corona è fatta di foglie di quercio e di rododendro. Molto bene. E cosa c'è dall'altra parte? Chi è che sa rispondermi? Tu? È una donna e 22 stelle. Ma perché ci sono 22 stelle? Avanti, nessuno lo sa? Ci due cantoni. Ogni stella rappresenta un cantone. Bene. E questa donna, sapete chi è? Heidi. Questa donna è una svizzera, ma una qualsiasi. Una donna che rappresenta la Svizzera. Hai risposto esattamente. Nel nostro libro di lettura si tratta questo argomento, ma non siamo ancora arrivati a questo passo. Chi è che vuol leggerlo per la prima volta? Io! Tu, Peter, avanti. Qui. La nostra madre è svizzera. Ognuno di noi ha già visto la sua immagine. Ma il suo nome deriva da quello dei nostri avi, i primi abitanti, gli svizzeri, popolo forte e lavoratore che abitava il nostro paese prima dell'epoca cristiana. Oggi questa donna rappresenta la nostra patria. Questa nobile figura è quella che si chiama un'allegoria. Fermiamoci qua. Sono molto contento di te. Signor pastore, vuol dire qualcosa? Sono contento per i progressi realizzati dal nostro Peter.
Mi congratulo con lei per il buon risultato che ha ottenuto. Non è mio il merito. Il merito è di... Ma Peter stesso adesso ce lo dirà. Il merito è di... Heidi mi ha aiutato. Devo a lei se ho imparato. Lei è... Non so... È un'amica. È buona. Una preziosa e buona amica, sì. Sì, Heidi è la mia amica. Basta, basta. Heidi ti è stata molto utile. E dopo questo esame trimestrale, canteremo al mattino quando sorride il sole. Buongiorno Sebastian, va bene oggi? Come ha detto? Dicevo, va bene oggi? Le chiedo scusa, ma non capisco. Che cosa mi ha detto, dottore? Ho chiesto se va bene oggi. Ah sì, a meraviglia, fra un'ora divoreremo lo spazio. Sì, a condizione che ci stia anche l'auto. Diffido un po' di questi arnesi moderni, preferisco un vecchio cavallo. Ma un cavallo non va così veloce, permette? Ci mettiamo 2 minuti per fare 1 chilometro, capito? 30 chilometri in un'ora. Porterò la mia giacchetta di lana, signorina Rottenmeier. Heidi mi ha detto che fa fresco qualche volta in montagna. Dinette, stia attenta a quello che fa. Lavora con una negligenza insopportabile. Signorina Rottenmeier. Non andiamo in montagna, andiamo a passare le acque. Ci saranno un'infinità di feste e di balli laggiù. E le medicine, signorina? Le medicine vanno messe nella valigia piccola. O si fanno buone conoscenze in queste occasioni. Signorina Rottenmeier ha un aspetto meraviglioso, è più giovane che mai. Mi confidi il suo segreto? Ho bisogno di ringiovanire un po' mentre per lei è superbo. Non ho nessun segreto, le assicuro, dottore. Voglio scusarmi, la prego, ma... Con tutti questi barbari. Prego, prego, non si preoccupi per me. Sono venuto solo per augurare alla mia piccola paziente che la cura abbia successo. Per un antico detto, arguta voce del popolo, chi va alla cura in salute ritorna ammalato. Ma spero che lo smentiremo. Vero, cara? Promesso? Sì, dottore. Vuole accomodarsi, dottore? Sì. Mi manderai una cartolina, eh? Lo credo bene, dottore. E appena avrò visto Heidi, le scriverò a lungo. Mio caro Sesame. Sono contento che tu sia venuto. Chiuda la porta. Cosa succede? Posso portare giù le valigie? Le mie, sì. Ma per le altre, aspetti. Sì, sì, le ho detto di aspettare. Ci lasci soli. Klassen, mio caro amico, sono molto preoccupato. Cosa c'è? Temo che questo viaggio sia da rimandare ancora una volta. No.
parte sempre. Perché? Cosa c'è? Sebastian sembrava volermi dire che... Origlia sempre alla porta. Vieni, bambina mia, vieni. Siediti qui per piacere. Sei una ragazza ragionevole e devi renderti conto che nella vita non si può sempre fare quel che si vuole. Un viaggio d'affari. Allora non partiamo. Me l'avevi promesso. Io ci contavo molto. Non avvilirti. Su, su. Il tuo viaggio è solo rimandato. Sempre così. Penso che non rivedrò più Heidi. Sono già abbastanza desolato. Signor Sel. Lei è un chiacchierone. Sotto il tetto si è ben coperto dappertutto. C'è ancora uno spiraglio, là. Bravo, chiuso. Ecco, ho finito. Adesso tuo nonno non potrà più dire che devi rimanere a casa quando c'è brutto tempo. Potrai venire con me ogni giorno. Se piove troppo, nella capanna potrai metterti al riparo e stare al caldo. Ah, no, questo no, bestia in casa mia no, fuori! È fatta bene, non le manca nulla per essere una vera casa. No, non ancora. Là bisognerà che faccia venire su un muro, con una finestra e una porta con la serratura. Laggiù? Laggiù? Metteremo un bancone che prenderà tutto l'angolo, con un bel tavolo. E dove prenderemo il legno? Lo troverò. Lo zio Alpei mi ha detto che se curavo bene le capre, cioè se avessero dato mezzo litro di latte in più, mi avrebbe permesso di prendere delle assi di legno. E se me ne avanza ti farò anche una mensola. C'è una cosa più utile da fare. Che cosa? Non indovini? Prima bisognerà fare un forno. Gli uomini pensano alla cucina solo se hanno fame. Certo. Con un forno potrò cucinarti una buona minestra. Oppure arrostire le patate. Mi viene in mente che ho fame. Lettera di Clara. Ho visto il postino giù in paese e mi ha detto di portartela. Viene da ragazzi. Non ho voluto scriverti prima di essere proprio sicura che sarei venuta a trovarti. Posso dirti adesso che arriverò presto. Da quanto tempo è questa lettera? Da martedì, forse lunedì. Chi se ne ricorda? E siamo a venerdì. Da 4 giorni l'hai avuta. Stupido. Bisogna che scenda giù subito. Ma perché? Forse Clara è già arrivata e non mi trova. Lasciami andare. Heidi, potresti mangiare qualcosa prima di partire. Heidi! Nonna, ti prego, aiutami, nonna. Ti avevo detto che mi avrebbe aspettata a casa sua. Mia cara Heidi. Peter aveva dimenticato di darmi la tua lettera. Calma, calma, bambina mia. E prima di tutto saluta la signora Seseman. Mi scusi, ma capisce, sono tutta sottosopra. Vi abbiamo aspettato per settimane. E ora vedervi tutti qui. Clara, la signorina Rottenmeier, e lei, signora cara. Sp-
speravo proprio che mi avresti chiamata nonna. Nonno! Nonno, vieni, presto! Sbrigati! I miei amici di Francoforte sono arrivati! Il panorama è splendido. Un colpo d'occhio e abbracci tutta la vallata. Ci avevi dipinto così bene il paesaggio che ho l'impressione di esserci già stata. E che buon profumo! Odore di fieno tagliato e di lavanda. E di caprone. Buongiorno, signora. Siate le benvenute. Signora Sesemann, Clara, signorina Rottenmeier. Il celebre zio Altei, eh? Permette che la chiami zio? Sì, figuri. Eccovi nelle nostre montagne. Avete fatto un bel pezzo di strada. E Heidi non ha ancora pensato a offrirvi niente. Avanti, non perder tempo. Queste signore avranno sete. Lo bevete un po' di latte? Ah, sì, molto volentieri. Preferirei dello sciroppo d'orzata, se ne ha. O sul... del latte di capra. Allora, per favore, un bicchiere d'acqua. Quanta ne vuole, signorina? Perché il signor Sesemann non è venuto? E Sebastian come sta? Come va, Tinnett? Clara ti darà tutti i particolari più tardi. Ah, che luogo meraviglioso. Per me, sinceramente, signora, sarà forse carino, ma un po' troppo rustico, primitivo. E non è questo il suo fascino. Ecco... spero che vi piaccia. È delizioso. È certo della bigia o della bianchina. Ma dove sono le tue caprette? Sono lassù sulla cima di fronte. Buongiorno, signor Capraio. Buongiorno. È un telescopio? Sì, una cosa del genere. Ma si chiama Teodolite. Teodolite? Questo è uno strumento che misura gli angoli orizzontalmente e verticalmente. Hai capito cos'è? Sì, passa poco. Nemmeno io l'ho capito subito. Vieni, vieni a vedere. Sembra quasi di toccare i ghiacciai dall'altra parte della valle. Guarda laggiù. Vedi quelle marmotte come sono vicine? Zollinger, venga, venga. Tutto il giorno abbiamo osservato le marmotte, ma non siamo riusciti a prenderle. Davanti alla loro tana, come le avete trovate? Beh, non è difficile conoscendo il punto in cui si trovano. Cosa state facendo? Una carta. Stiamo lavorando per il Servizio Topografico Nazionale. Da questa parte sorge il sole? È lui che mi sveglia ogni mattina. Adesso dobbiamo partire. Nonna! Si vede la foresta dei cipressi dal tetto. Oh! Attenzione! Può rompersi l'osso del collo. Rompersi l'osso... E si giri, Clara. Un gradino dopo l'altro. Ecco, vedi com'è stata brava? Lei è davvero molto gentile, zio Alpi. Non siamo poi così orsi come si vuol far credere. Potrei farne una domanda, signora Sesemann? La prego. Cosa ne penserebbe di lasciare Clara per un po' di tempo qui con noi? C'è l'aria pura delle Alpi. Heidi, è una cosa strana, ho avuto la stessa idea nello stesso momento. È impossibile, signora Sesemann. Perché? Non ne vedo il motivo. Volevamo fare un viaggetto di 2 o 3 settimane attraverso la Svizzera. Ma la mia Clara si troverà meglio soggiornando più a lungo qui. Sei la più cara di tutte le nonne. Io tornerò a Ragazzi.
Vuol dire che la signorina Rottenmeier abiterà al villaggio e salirà a trovarti ogni tanto. Che ne pensa, signorina? Sì, devo rassegnarmi. Ma no, è impossibile, perché abbiamo pochi vestiti per Clara. Domani manderò tutto quello che ci vuole. E la poltrona a rotelle? Manderò anche quella. La mia nipotina sarà così contenta. Signora, siamo pronti. Bene, allora partiamo, signorina. Ecco Peter che arriva. Così la giornata è completa. Anche queste orribili bestie. Giovanotto, le mandi via. Sono contenta di aver incontrato il piccolo Peter. Salve. Potevi essere più educato con le signore. Che penseranno di te e di tutti noi? Arrivederci, bambina mia. Arrivederci a presto, nonna. Ciao. E lei non se ne va? Clara? Clara resta con noi. Ah, per molto tempo. Finché lei vorrà. E tu? Accompagnerai le capre da solo per un po'. Non fare quel muso, andiamo. Verrai tutti i giorni a prendere il pranzo che Heidi ti preparerà. Se fosse rimasta a casa sua quella lì. Cosa hai detto? Io non dico niente e non dirò nulla a nessuno, ma quella gran capra avrebbe fatto meglio a rimanere a casa sua. L'hai costruita tu, questa? Vuoi diventare muratore? No. Non vorrai fare il guardia... ...di capre per tutta la vita? No, no. Allora, cosa vuoi diventare? Dimmi un po', Petra. Che cos'è un teodolite? Ma... è uno strumento, no? Per fare che cosa? Per fare le carte. E che altro ci vuole per fare le carte? Una buona memoria e poi... saper calcolare bene. Anche. Dimmi, Peter, come si chiamano quelle piramidi di pietra con due assi sotto? Un punto di triangolazione. Molto bene. Ne hai imparate di cose con noi in 3 settimane. Hai intenzione di diventare geometra? Sì. È una buona idea. E perché vuoi diventare geometra? Per rimanere sulla montagna. Sì, sì, l'idea è proprio buona. Signor Lichty, come si diventa geometra? Ci vuole un'istruzione elementare e poi degli studi tecnici. Costerà molto. Puoi ben dirlo, costa caro. Non ci avevo pensato. E allora pazienza. Noi non siamo abbastanza ricchi. Peter, non devi perderti d'animo. Troverai il modo di calarti. Potresti guadagnare dei soldi. Credi? Pochi, ma forse abbastanza per vivere. Anche per due. Ah, hai familiari a carico. La sua amichetta, per bacco. Puoi anche dirlo a noi. Siamo tra uomini. Heidi non è la mia amichetta. E soprattutto lei non lo sa. Non vedo cosa ci sia da ridere. Ci conosciamo e basta. D'inverno abitiamo nella stessa casa. Lei in alto e poi scendiamo a scuola in slitta. È carina? Ma questo non lo so. A me piace. Le altre bambine io non le guardo mai. Ma altri guarderanno la tua Heidi. Io sono più forte di loro. Ce n'è uno che ha già avuto una lezione. Ma ora sono arrabbiato. Perché? Perché di solito viene a badare alle capre con me. Tutti i giorni. Questa capanna l'avevo costruita per noi due. Ah. E adesso? Adesso lei è sempre giù. Tiene compagnia a una grossa capra di città, due volte più grande di me e ancora non sa camminare da sola. Quanto è stupida. Sembra che tu non l'ami molto. Poi ce n'è un'altra che mi chiama Giovanotto, capito? Alla mia età Giovanotto. E tu pensi di sposarti con la tua Heidi? Certamente. Ah, è tornato fuori il sole. Avanti, riprendiamo il nostro lavoro. Non mollare, Peter. Quando ho conosciuto mia moglie avevo pressappoco la tua età. I propri sogni bisogna realizzarli, inquadrarli. Come
nella triangolazione il punto. Proprio così. Vieni. Ah, signora Sesame, buongiorno, si accomodi. La signorina Rottenmeier mi ha avvisato che sarebbe venuta oggi e a piedi, purtroppo. Mi scusi, sto facendo il mio formaggio. Non si preoccupi per me, la prego. Dove sono i bambini? Sono fuori, qua intorno. Fuori? Sono usciti dopo quel temporale? L'erba è tutta bagnata. Scusi, signora Sesema, vado a far rientrare subito Clara. Sì, esagerazione. È piena di buone intenzioni, ma non lascia tranquilla la vostra nipotina un solo attimo. Parola d'onore, comincio a pensare che resterebbe molto male se la sedia a rotelle non servisse più. Clara! Clara! Heidi! Dove saranno finite? Non si può lasciarla solo un momento. Riprenda la sua sedia e rientriamo nella capanna. Sua nonna l'aspetta. Ho riflettuto molto sulla sua nipotina. Può credermi, signora. Sta in piedi, cammina. Corre come... corrono tutte le ragazze della sua età. Ma è come un bambino di 3 anni. A parte Heidi, non si interessa a niente. Non deve dimenticare che Clara è stata molto ammalata. Lo capisco, ma ora è guarita. Mi sembra arrivato il momento di inserirla nella vita. Farla partecipare a tutto quello che succede intorno a lei. Di ritorno a casa sua, tutto ricomincerà come prima. Passeggiata nei saloni, servita dai domestici. Se mi permette di darle un consiglio, cambi il suo modo di vivere, e il più presto possibile. Nonna! Nonna! Appena vedrò mio figlio, gliene parlerò. Ma mi piacerebbe che gli dicesse 2 parole anche lei. Clara, hai un aspetto magnifico, bambina mia, il ritratto della salute. Buongiorno, Heidi. Ha ragione, zio Alpe, mia nipote è diventata una ragazza robusta. Venga, signora Sesame. Hai proprio delle belle guance rosse. E ti ha corso come una pazza. In che stato sei ridotta? Oh. È venuta a riprendere Clara, signora. No, bambina mia. Resterà con te ancora una settimana. Tirolese. Mi piacerebbe sentirla cantare da voi due. Ti prego, fammi questo piacere. Non c'è bisogno che io canti. E perché? Perché non ne ho voglia. Ah, allora ti dico io cosa sei. Sei una brutta bestiaccia e non mi interessi più. Lasciami dire, Clara. Deve sapere quello che penso di lui. Non dice una parola a nessuno, saluti appena, tieni il muso. Non crederete di manarmi per il naso come vi pare, voi due. Visto che state così bene insieme, cantala con la tua Clara, la tirolese. Bestiaccia! Non capisco proprio che cos'abbia. È stato grossolano.
Il tuo Peter si è comportato come un ragazzaccio. Al posto tuo non lo frequenterei più, non lo guarderei in faccia. Perché? È la prima volta che si comporta così. Tu hai sentito tutto quello che gli ho detto. Fino ad oggi è sempre stato molto gentile. E io questo lo so meglio di chiunque altro. Davvero? Devono averla spinta. No, non l'ho spinta. La poltrona è distrutta. Il colpevole pagherà una poltrona nuova. No, no. Il sole farà scoprire la verità. Zio Alpey. Non sei più amico mio. Non voglio rivederti mai più. Hai capito? Mai più. Bisogna avvisare la polizia. Peter. Non ti sei ancora alzato? Ma cos'hai? Sei tutto sudato. Non ho dormito, non ho chiuso occhio tutta la notte. Ti senti male? No. Sì, no. Ho fatto dei brutti sogni, venivano a cercarmi. Chi? La polizia, i ladri. Dov'è la mia colazione? Sulla tavola. Riesco a trovarla. È molto strano. L'avevo messa là sotto, me lo ricordo benissimo. È impossibile che mi sbagli. Forse è un bene che sia sparita. Perché è un bene? È da molto tempo che non l'adoperavo. Non sarà che dopo... Dopo che cosa? Niente. Mettiamoci a cercarla ancora. Vieni, Clara. Grazie a Dio. Qui almeno mi sento un po' più al sicuro. Perché? Cosa le è successo? Mi ha inseguita un toro. Un toro infuriato. Dove? Là, laggiù. In mezzo alla prateria. Aveva occhi feroci. Non ci sono che capre nei dintorni. Quello era un toro. Con corna immense. Mi si è avvicinato, a testa bassa, grattando il terreno. E poi? E poi ha fatto una cosa che non voglio dire. Ma non è per questo che sono venuta qui. Un uomo, ieri sera, ha riportato al villaggio la sedia a rotelle di Clara. Che dice mai? Spero che scoprano presto il colpevole. A me sembra una cosa abbastanza facile.
Ho già una mia idea personale. Ha dei sospetti su qualcuno? Anch'io. Comunque sia, vado subito a preparare i bagagli di Clara. Lasci in pace i bagagli, signorina Rottenmeier. Clara resta qui. Questa è un'affermazione azzardata. Lei non ha il diritto di parlare così. Allora me lo prendo. Ah, sì? Questa risposta è degna di lei. Un troglodita grossolano. Non ancora civilizzato. Ma non mi abbasserò a discutere con un barbaro. Avevo ragione di lottare con accanimento per impedire che questo viaggio si realizzasse. Io le cedo il posto. Ma vado a mettermi immediatamente in contatto con la signora Sesema, che sicuramente... Faccia pure. Ma mi permetto di darle un consiglio. Cerchi di sbrigarsi. Altrimenti non sarà sola a scendere il sentiero. Cosa vuole dire? Una mandria di bacche passerà qui. Oh, gran Dio! Ha dimenticato il suo ombrello. Cosa le è successo? Abbiamo rotto i rapporti diplomatici. Il toro! Perché è successo? Non ho tempo, pensa tu alle capre. Ma non c'è niente da mangiare. Non ne ho bisogno. E perché? Non ho fame. Peter, vieni un po' qui. Facciamo due chiacchiere. Puoi sederti. Perché sei così in ritardo? Non ho dormito bene questa notte. Avevo dolori dappertutto. Come mai? Non so, forse il vento che c'era ieri faceva freddo. Abbiamo ritrovato la sedia a rotelle. Davvero? Ritrovata? Proprio per questo volevo parlare con te. C'è una cosa che non riesco a capire. Tu forse puoi aiutarmi. Da quale parte sei disceso ieri sera con le tue capre? Da quale parte della casa? Sono arrivato da quella e sceso da quell'altra, ma non ho visto la sedia, non c'era più. Ah, questo è molto importante. E poi
Poi, mentre stavo ancora scendendo, mi è passata proprio vicina. Correva a una grandissima velocità. Ho avuto appena il tempo di scostarmi. C'è qualcosa di non molto chiaro. Puoi spiegarmi come ha potuto passarti vicino così veloce? Da dove veniva? Dato che tu non eri vicina alla casa quando sei disceso con le tue cappe. Non stai per caso dicendomi delle bugie? Te l'eri meritato. Ma preferisco darti un'altra cosa. Un franco? Perché? Perché hai spedito quella maledetta sedia a rotelle laddove doveva essere da un pezzo, nel burrone. Sei stato 3 settimane senza venire a trovare Heidi. Non devi esserti divertito. No, certo, signor Harvey. Mi è dispiaciuto molto. Tutto questo naturalmente resti fra noi. Ma se la polizia se ne occupa? Ci penserò io. Buongiorno, Clara. Come va oggi? Grazie, Peter. Va così bene che voglio accompagnarti fino alla cima. Così in alto? Oh, sì, nonno. Tu ce lo permetti, vero? Sì, ragazzi. Andate tutti e 3. Ma siate prudenti e non tornate troppo tardi. Le nuvole non promettono bene. Il tempo cambierà. Ti prego. Cosa succede? Heidi, ho paura. Quando ci sono dei temporali così, il torrente può straripare. Non ci sono argini e il villaggio viene inondato. È caduto un fulmine, molto vicino. Ma non
Non c'è nessuna ragione per piangere. Non posso farne a meno. Non è colpa mia. Ho paura, non ci sono parafulmini qui. Ma ci sono tanti abeti. La casa è tutta di nero. Clara, non ti vergogni a tremare così per un temporale. Una ragazza grande e grossa come te. Non sarei mai dovuta venire su queste montagne. Non è molto carino quello che dici. Scusami, Heidi, ma non ho mai passato una notte così. Senti, i tuoni sono già lontani. Ma ci sono i lampi. Non bisogna aver paura dei lampi, Clara. I temporali sono una cosa naturale. A me non fanno del male. Un lampo è come una finestra nelle nuvole. Quando si apre dietro si può vedere il cielo tutto d'oro. Chi te l'ha detto? Il nonno me l'ha detto. Alziamoci, andiamo a guardare il cielo insieme. Riusciamo più a dormire. Scendo giù al villaggio. C'è la campana martello. Ci lascia sole. Rimaniamo qui noi due soli. Per forza. C'è bisogno di tutti al villaggio. La campana suona in caso di pericolo. Ma voi qui siete al sicuro. Paura da quando tuo nonno è partito. Se la casa prende fuoco, bruceremo vive. Io vado con lui. Clara! Clara! Thank you.
Per fortuna il fuoco non si è spento. Una signorina di città fuori con un tempo simile. Nonna ha detto che bisogna cambiarla subito, mentre le vestite asciutte. Vado a vedere se trovo qualcosa. Peter, dove vai? Faccio uscire le capre, bisogna portarle al riparo un po' più in alto. Io vengo con te. Non muovetevi voi. Perché siete andate dallo zio Alden? Non è colpa di Heidi. Lei ha cercato di convincermi, ma ho avuto paura quando lo zio Alpei è partito. Ho perso la testa per la paura. Saltato lo sbarramento. E Heidi e Peter sono fuori. Notizie, signor maestro? Non ci sono vittime. Sono tutti salvi. Riteniamoci molto fortunati. Sì. Dove sono i bambini? Sono andati a dormire. E anche lo zio Alfred. Ah, bene. Bisognerebbe premunirsi contro il ripetersi di simili catastrofi. È molto difficile premunirsi. Ma prima o poi ci arriveremo. Bisognerebbe unire le forze di tutti. E perché non ci si dovrebbe arrivare? Il pericolo non risparmia nessuno. Beh, si potrebbe proporre una sottoscrizione pubblica. Uh-huh. Organizziamo una festa. Lei crede che la gente salirà fin qui? Da noi no, ma nella vallata. Potrei parlarne al borgomastro di Mayenfeld. Laggiù, sulla piazza, potrebbe svolgersi la festa. È una buona idea. Una festa sulla piazza di Mayenfeld. Avete avuto tutto il caffè, signori? Se ci mettiamo al lavoro di buona volontà, i soldi ci arriveranno. Cosa spaventosa. Aiutami, Greg. Avanti, portalo via. Vengo ad aiutarti. Per questa strada. Perché molto spesso è bloccata dalle frane. Capisco. Le siamo molto riconoscenti per averci indicato il cammino, signor Listi. Zio Alpei! Signor. Le presento mio figlio. Mi scusi, ma ho le mani... Non si preoccupi. Alla mia piccola Clara non è successo nulla? Vedi quella ragazza laggiù? Papà! Bambina mia, stavo per non riconoscerti.
e lavori allo sgombro. Certo, tutti devono partecipare. Il guaio è che disastri del genere si ripetono spesso nei nostri villaggi. Dopo la sistemazione del fiume non si ripeteranno più. Se sapremo attirare il pubblico, la festa di beneficenza darà i fondi necessari. Abbiamo l'aiuto dei militari, il comandante è amico mio. Gli chiederò un'esibizione della banda a cavallo. E poi, papà, c'è un altro numero. Quale? Heidi e Peter con la tirolina. Papà, conosco la tirolese e li accompagnerò col pianoforte. Ma che dici? Non hai più paura di suonare in pubblico? È passata. Ti fa gola quel dolce? Sì, no. Ma sei mangiato come un lupo. Un momento. Chiedo scusa alla signora, se mi permette. Signore e signori. Te lo metto da parte. A Mayenfeld ha luogo questo pomeriggio una festa di beneficenza. Il ricavato sarà versato a un villaggio di montagna devastato da un tremendo temporale. Vi chiedo di partecipare in massa. Si tratta di una buona azione. Credetemi. Per darvi un'idea sul folklore che vi aspetta, due bambini di questo villaggio si esibiscono in un loro canto. Coraggio. No, 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 no. Ti impedirebbe di cantare. Tutti a Mayenfeld. Bene la festa. Grazie a questo giovanotto e alla sua piccola amica. Alpei, venga, la prego. Abbiamo ben diritto anche noi di...